ragazze, bentornate sul canale. Come avrete letto dal titolo, oggi è un video applicazione fondo e in particolare il nuovo Avon True Power Stay 24 ore. Allora, ci tengo per tutte le ragazze che hanno già seguito questo tipo di rubrica dove applichiamo diversi fondotinta a precisare che ho idea di aggiungere delle correzioni in merito. Come sempre ho solo la mia skincare su, quindi non andrò ad aiutare il fondo con un primer, ma soprattutto non lo andrò a danneggiare perché, nonostante sia il 26 di settembre, a Roma fanno 27 gradi ufficiali. Percepiti è meglio che non ne parliamo, quindi temo che un primer potrebbe accentuare la mia normale sudorazione e quindi di conseguenza danneggiare il prodotto. In questo video specifico lo andremo ad applicare insieme per la prima volta e lo vedremo solo e solo abbandonato a se stesso con questa situazione abbastanza complicata di imperfezioni sul viso, quindi saremo in grado di vederne la coprenza anche solo con una passata, con più passate, e riusciremo a scoprire quantomeno questo. Ci tengo anche a precisare che dopo la clip di applicazione ci saranno altre clip nell'arco della giornata per farvi vedere la tenuta di questo prodotto. Ovviamente, dovendo io andare al lavoro, andrò a fare un altro video che vi invito poi a vedere nel caso vi possa interessare, dove andrò a fare un make-up completo cercando di usare il più possibile prodotti Avon, perché non gli metto il primer, ma magari uno spray fissante lo andrò a mettere, e soprattutto per scurire un po' la colorazione, perché se non avete visto il video di spacchettamento vi invito ad andare, in modo che possiate vedere che molto probabilmente ho preso la light beige, ma per questo periodo dell'anno ancora è abbastanza chiara, visto che mantengo un minimo di abbronzatura. Detto questo, dopo questa rapida premessa, andiamo a vedere il pack del prodotto, che è appunto il Power Stay 24 ore, quindi un fondotinta che promette una durata estrema. Sono 30 ml di prodotto, come praticamente tutti i fondotinta che abbiamo visto fino a questo momento. Ha un PAO di 24 mesi dall'apertura, ha il suo pack secondario, ma trovate tutte le informazioni che vi ho appena dato anche nel pack primario. Tappo classico nero di Avon in plastica, boccetta di vetro satinata, scritte nere. Sotto appunto trovate colorazione e PAO, mentre qua trovate appunto il quantitativo del prodotto. Vado anche a fare questo esperimento, ve lo faccio un attimo vedere. Ho portato con me un attimo un pennello. Come vedete, la consistenza del prodotto è liquida ma abbastanza compatta, cioè scende lentamente. Ok, andiamo un attimo a stenderci il prodotto qui, lo lasciamo in pace per vedere se poi effettivamente andrà ad ossidare o meno. Vi avvicino, vi zoom un attimo, chiedo scusa, non è un bel vedere, però in questo modo dovreste riuscire a percepire meglio la copertura del prodotto. Lo vado ad applicare direttamente sul viso, facciamo come le influencer quelle serie, semplicemente perché qua ho deciso di fare questo test di durata. Ok. Prendo una Beauty Blender inumidita, questa se non erro è proprio di Avon o è di Wycon, e iniziamo a tamponare il nostro fondotinta. Come vedete è leggermente chiaro al momento. Lo andiamo semplicemente a tamponare. Vedo dallo specchio che non lascia striature, quindi penso che con la Blender abbiamo azzeccato il modo di applicazione. Come vedete, messo così sul volto sembrava anche una colorazione più o meno corretta, ma una volta diciamo stesa la formula è un tantinello chiaro, ma siamo serene perché difficilmente un fondotinta non ossida almeno di mezzo tono, quindi già così guadagneremo qualcosa, poi andremo a correggere con scalping, contouring, terre e quant'altro nel caso in cui il colore si rivelasse eccessivamente chiaro. Allora, questa è una passata con poco prodotto. Vedete che le imperfezioni più evidenti, tanto evidenti, non è riuscita a coprirle con quel poco di prodotto, mentre per quanto riguarda l'uniformare l'incarnato ci siamo quasi. Vado ad aggiungere altro prodotto, ve lo metto direttamente sulla Blender onde evitare di fare cavolate, visto che non sono proprio il massimo della tecnica da questo punto di vista. Anzi, chi mi segue sa che qualche intruglietto qua capita sempre.
andiamo ad aggiungere un po' di prodotto. Ovviamente, ragazze, se non copre tutto non c'è problema, perché andremo poi a correggere le imperfezioni, ad aiutarle con un correttore. Allora, io direi che è assolutamente stratificabile, perché anche aggiungendo prodotto non mi si è andato ad insinuare nelle rughette barra pori in modo eccessivamente evidente, e la coprenza è appunto stratificabile ma medio bassa, non è eccessivamente coprente. La finitura attendiamo un attimo che si asciughi, in modo tale che vediamo sia se assume un aspetto più coerente per quanto riguarda la mia colorazione, e adesso andremo a controllare dal test se effettivamente ha ossidato o meno il prodotto, cosa che ovviamente farà anche sul nostro viso. Allora, decisamente ha ossidato, questo è il prodotto appena steso e questo è il prodotto una volta che comincia ad asciugarsi la formula, quindi decisamente ossida, ma direi che nel mio caso per fortuna, perché praticamente, come potete vedere, la formula ossidata si avvicina un pochino di più a quella che è la colorazione che ho scelto, quindi questo è lo swatch, come vedete ha ossidato, quindi pian pianino lo farà anche sul mio viso. Allora, la formula si sta asciugando, non è completamente matte, è un semi matte, quindi ottima questa cosa per chi ama i fondotinta matte, perché potrete gestire con più facilità la cipria, almeno questa è la mia esperienza. E soprattutto potrete usarle un po' tutte quelle che avete in Makeup Collection, perché appunto non è una formula già di suo completamente matte, che se poco poco non asciuga setta da sola, vi limita nell'utilizzo di alcune ciprie, mentre in questo caso potrete bilanciare questo semi matte utilizzando una cipria particolarmente forte dal punto di vista del fissaggio, in grado di mattificare e levigare ulteriormente il vostro viso, ma potrete anche fare il contrario, quindi utilizzare una cipria un pochino illuminante nel caso in cui vogliate un fondotinta più illuminante. Che cosa vuol dire questo? Ovviamente, con un prodotto del genere potete giostrarvela un po' come preferite, nel senso che se io oggi fossi andata ad applicare un primer illuminante, avessi messo questo prodotto e poi giocato molto bene con ciprie traslucide o ciprie illuminanti, avrei sicuramente potuto ottenere anche un risultato abbastanza glow, senza eccedere, ma nello stesso tempo avrei potuto fare al contrario, utilizzando un primer mattificante, una cipria molto mattificante, ed ottenere un full matte. Vi allontano un attimo e, come potete vedere, si è asciugato. Rimane leggermente sticky prima dell'applicazione della cipria. Qui nel frattempo continua ad evolversi la situazione, vedete che ha ossidato anche la seconda striscia, quindi questo è il colore definitivo, perché la prima praticamente si è stoppata nel modo in cui l'avevamo lasciata, quindi diciamo che ossida di mezzo tono barra un tono questo prodotto. Questo è l'effetto appunto senza cipria e senza nulla. Io adesso, fuori camera o comunque nel girare l'altro video, andrò ad applicare gli altri prodotti senza dover eccedere, a quanto pare, perché il range di colore è ritornato, diciamo, nella normalità, e poi a seguire vedrete le clip di come si comporta il prodotto nell'arco della giornata. Ci vediamo tra pochissimo con le altre clip. Ragazzi, eccoci qua col primo aggiornamento, sono le 13:42, quindi a circa 2 ore il make up. Vi faccio vedere adesso, perché questo è il momento di massimo stress, perché sono in macchina, non ho l'aria condizionata e fa molto caldo. La tenuta della base è ottima, per il momento nulla da segnalare, ci vediamo tra poco. Allora, ragazze, sono le 18:37, quindi il make up comincia ad avere diverso tempo. Ho fatto tutto il tragitto dal lavoro a casa in macchina e, come potete vedere, comincia ad essere un pochino segnato, leggermente lucido qua nella zona T. Comincio a sentire che sta perdendo adesione la cipria, quindi mi sento un pochino appiccicosa. Tutto sommato, ve l'avvicino un po', ho visto anche di molto peggio. Mi sta stupendo la tenuta del correttore.
Pensavo anche qui molto peggio, poi avete visto, porto gli occhiali e di solito si rovina. Mi sono sporcata con l'inchiostro. Ci vediamo per l'ultimo aggiornamento subito dopo cena, prima dello struccaggio. Ciao ragazze, eccoci qua con l'ultimo aggiornamento, sto registrando la voce fuori camera, vi mostro nel frattempo la condizione del make-up, sono le 21 di sera e come potete vedere la base è ancora un pochino lì al suo posto, vi ricordo che non avevo applicato né primer ma solo una spruzzata di spray frizzante.